non conosco nessuno. Ma Santino abitava di fronte? Non lo so, non lo conosco, non so niente. Io vado 8 mesi qua, non conosco nessuno. Da qua a casa, qua, non conosco nessuno. Ho capito. Ma di fronte a te abitava a piano terra lui, quello che è stato ucciso? Ce ne so, da poco sto qua, non so niente, non mi fare queste domande. 8 mesi, non avevi visto il ragazzo che abitava di fronte a casa? No. Via Petrelli 22, siamo nel cuore del quartiere Libertà, dove è stato freddato con 3 colpi di pistola Santino. Aveva 28 anni, un ragazzo di origini albanese. Chi lo ha conosciuto racconta di un bravo ragazzo che la mattina lavorava in un'agenzia di pulizie, di sera in una pizzeria. La pandemia e la crisi in atto ha creato problemi anche a Santino, che non avrebbe da qualche tempo pagato l'affitto. Questo avrebbe ingenerato una discussione dapprima, secondo quanto siamo riusciti a capire venendo sul posto con alcuni familiari, e successivamente con chi poi si è rivelato essere il suo assassino. C'è nessuno? Che tipo era Santino? Era un bravo ragazzo. Senti, non ne ho idea proprio, cioè anche di vista io non lo conoscevo proprio, cioè non sapevo. Ma avevate mai avuto fastidio da lui? No, cioè? No, assolutamente, anche perché noi non abbiamo rapporti, cioè proprio con i vicini, non ci parliamo proprio. Io vedo sempre tranquillo e basta. Non parlavo, non solo salutare, ciao e basta, non più di questa, no, niente. Ma lei ha sentito quel pomeriggio la discussione che c'è stata? No, io stavo dentro a casa, non so niente. Chi l'ha chiusa fuori? C'è un lucchetto. Mio padre, fuori, per sicurezza. Quindi i suoi genitori escono e la chiudono fuori? Sì. Ma suo padre è lo zio di Santino? Tu sei la cugina di Santino? Cugino, scusami, ma dalla porta. Ma quanti anni hai? 12. E sei solo in casa? Sì. Ah, ma sai dove sono andati mamma e papà? No. No. Ma tu stai facendo lezione? Sì, perché? Ah no, così, per sapere. T'hanno chiuso. E se succede qualcosa, scusa, come fai? Boh. Ma è la prima volta che lo fanno o lo fanno sempre? Lo fanno sempre. Senti, ma è vero che quel pomeriggio in cui è morto Santino, tuo padre e Santino hanno litigato? Sì. Quindi hanno litigato? Sì, non so, credo per l'affitto. Ma Santino pagava l'affitto a tuo padre? No, cioè la gente pagava l'affitto. Non lo so. Non lo sai, non lo sai. Sta di fatto che sei chiuso in casa. Ma da quanto tempo sei chiuso in casa? Circa un'ora? Sì, i miei genitori credo che stiano lavorando. Ma perché ti chiudono? Ma quando tornano i tuoi genitori? Io ne sono adesso. Saranno le 12 meno un quarto? Aspetta, tipo mezz'ora. Non lo sa. Non è bello che ti chiudano dentro. Io dico sempre di non chiudermi dentro, però non mi chiudo dentro. Vabbè. Conoscevi Santino? Cioè che tipo di ragazzo era? Non lo so. Educato, non educato? Sì, educato. Era un bravo ragazzo? Sì. E purtroppo abbiamo constatato che c'è un bambino così piccolo, di 12 anni, che è chiuso dall'interno di una propria abitazione con un lucchetto posto all'esterno. Quindi è caricato in casa, quindi i genitori se ne sono andati da qualche tempo, che non sa quando tornano, e che non è la prima volta che resta chiuso in casa con il lucchetto all'esterno. Lì c'è primo piano mezzato, deve ancora fare una scala e lo trova a sinistra. No, non c'è un campanello, deve bussare la porta. Puoi chiamare? Sì, ti faccio. Perché sono venuti i vigili, mi vogliono pagare. Cioè il lucchetto, non lo riesce ad aprire. È vero che ha fatto discussione lo zio con Santino quando... Eh? Sì. Ma per l'affitto che non pagava? No? Lui è pezzo di merda. Lui?
Ma perché prende lui l'affitto? Tu paghi a lui l'affitto? Pure io pago l'affitto, 300 euro. E perché lo paghi a lui? Mica il proprietario lui. Lui così dice. Io, dice che è il proprietario dell'immobile, di tutto il palazzo. E quindi lui riscuote gli affitti. Da lui pago, perché io poi non ce l'avevo i documenti, lo sto facendo per andare in altre parti. Quindi adesso non, non sei regolare adesso? No. E quindi? No, io appena ho fatto i documenti, ho fatto le impronte digitali, tutto, ma appena esco devo andare in altre parti. Poi io voglio campare, hai capito? E quindi non vuoi andare di qua? Non posso restare. E Santino da quanto tempo non pagava? Lui pagava sempre. E perché lo ha? Perché ha avuto la discussione? Due pezzi di merda. Ma dico perché? Cosa accusava? Questo giorno è venuto ubriaco. Lui o Santino? Lui, Santino era un bravissimo ragazzo, faceva due lavori, pure io lavoravo con lui. Un giorno pomeriggio, l'altro giorno quando è stato ucciso, è venuto ubriaco? Ubriaco, aveva litigato con Santino, con suo nipote. Ma poi lui è andato a chiamare chi l'è venuto ad uccidere? Ma tu stavi quando hanno fatto la discussione? No, io stavo dormendo, ho sentito casino, poi ho chiamato l'ambulanza. E poi abbiamo portato quella morte. E quindi hai sentito i tre colpi di pistola, quindi voi l'avete accompagnato? Mio fratello. L'ha accompagnato in ospedale? Sì, con questo ragazzo che abitava lui. E poi un altro, albanese, sì. Quindi voi pagate allo zio di Santino i soldi? Ma avete un contratto? No. Cioè tutto a nero? Che io, diciamo, io non posso dormire in mezzo alla strada. Ma certo che non puoi dormire in mezzo alla strada, ovvio. Prima io non ce l'avevo i documenti. E in questo modo ho trovato. A e nero qua e pagavi a lui? Ecco perché sto dicendo un pezzo di mano. Pure i borghesi, non sai cosa mi hanno detto? La polizia? Sì, borghesi. Ma come mai il vostro paese fate vendetta? Significa che il nostro paese non esiste. Io non posso vendere il mio sangue. Diciamo, se tu mi spari mio fratello, io ti vengo a trovare. Come mentalità albanese. Però qua chiamano i carabinieri e i poliziotti. Loro mi hanno detto, ma come mai? Che non so io, marciato. Io lavoro, faccio due lavori pure io. Ma io appena sono tornato di lavoro, non devo andare all'altra parte. Devo campare pure io, diciamo. Certo, ma è normale. Però, ma come mai? E che ne so, io magari. Quindi anche gli altri pagano a nero i soldi dell'affitto. Tutto. Io quando ho visto che la polizia hanno lasciato fuori, ma come mai? Certo. Pure io ora non sono in regola. Non sto prendendo il documento. Poi io lavoro nero. Solo questo problema ce l'ho. Oh, appena ho fatto il documento devo trovare un lavoro giusto, una casa giusta. Ci fai vedere casa? Possiamo vedere. E tu paghi 300 euro d'affitto per questa merda? 250. E vivi qua? Con mio fratello. Con tuo fratello, siete in due? Sì. Pagando l'affitto a questo qui? Giusto? Sì, a lui. Però se passa un giorno lui mi spegne le luci sopra. Se tu paghi con un giorno di ritardo ti spegni le luci. È intervenuta la pattuglia della polizia locale e quella della polizia di Stato, le vigilesse si sono rese conto che effettivamente il bambino è chiuso all'interno dell'abitazione, hanno provato a contattare il padre, ti starebbe arrivando anche il pronto intervento sociale con i vigili del fuoco per scardinare il lucchetto della porta dove sta chiuso all'interno il ragazzino di 12 anni. Sono intervenuti i vigili del fuoco, c'è la polizia locale che ha chiuso l'accesso a via Petrelli, esattamente come il giorno dell'omicidio. Salve, sono Sì, il papà. Come mai ha chiuso
Il bambino? Il bambino dentro. Deve stare fuori? Come mai l'ha chiuso, l'ha chiuso da fuori? Da cosa la scuola è chiusa? È rimane dentro. Ma non uscire fuori perché abbia un po'. Ma, cioè, perché la macchina. Ma secondo lei è una cosa normale che. È una cosa normale che il bambino resti in casa chiuso dall'esterno? Se succede qualcosa, che fa? Si butta dal balcone. Lui. E che fa? Lui ha 12 anni, come no? E appunto avrà anche l'intelligenza, cioè, di aprire. C'ha le cose sue. Ho capito, ma prende fuoco qualcosa, va in cortocircuito il computer, come se ne scappa il bambino dalla casa, per dirlo. Ci ho mai pensato a questo? Ma fino a mo, grazie a Dio. Lo so, siamo sotto il cielo. Poi succede, che succede? Poi succede, quello è Luchetto, per difendere la casa, anche per difendere il bambino, per non uscire fuori. Perché abbiamo paura per uscire fuori. Ho capito, ma per quello che è successo con suo nipote l'altro giorno? Luchetto ce l'ho da 15 anni. Quindi lo usa sistematicamente, cioè lei lo chiude proprio? Sì, ognuno ha il Luchetto suo. Non si vede? No, non ha capito la domanda. Dico, è da tanto tempo che usa questo sistema per tenere al sicuro? Come? Con il bambino era piccolo? No, scusa. No, da adesso, da quanto tempo lei usa questo sistema? Quasi abbiamo da un anno, anche un anno. Da un anno. Quando se ne va? Da un'epidemia. Da quando c'è stata l'epidemia? L'epidemia. Lei lo lascia chiuso con Lucchetto fuori, è una cosa normale, è ovvio. Perché abbiamo paura, lui o esce fuori con l'amica, prende qualche scusa. E che ne sa, dobbiamo difendere. Però sì, ma non è così che si difende, perché così si rischia di farlo tenere come i topi dentro, succede qualcosa il bambino. Dove lascio? Mezza strada, scusa. E dove lascio? Secondo te, dove lascio? Posso fare un'altra domanda? Quella è gioiello, il nostro gioiello per noi. La vita mia per lui. La vita sua. Ma così non lo dimostra, Cioè, se lo lascia chiuso con Lucchetto da fuori, non dimostra che lui è la vita sua, Glielo dico proprio da genitore, io ne ho due di figli, e le dico che così non sembra che lei, che lei tiene. Forse c'è qualcuno, c'è tua moglie, c'è. Vanno a scuola, vanno. Sì, capito? Ma c'è un. A scuola dov'è? C'è altro modo, si chiede aiuto ai servizi sociali, si chiede aiuto a qualcuno, no? Poi che fanno? Magari scoprono che c'ha le stanzette qui a nero affittate, per quello che stiamo parlando adesso. Elia, vai a controllare il bambino, vai. Perché prende l'affitto delle persone che vivono? Vai a controllare il bambino, perché non siamo in questura, non siamo indagati e non siamo di fronte ad un pubblico ministero. Grazie. Speriamo che ci finisca prima o poi. Con la sua assistenza, ovviamente. Va bene, ci consola il fatto che il bambino stia bene, non gli sia successo, grazie avvocato, non gli sia successo niente, è stato però un caso, nel senso che avete sentito dalla voce, dalla viva voce del papà, che da circa un anno, da quando c'è la pandemia, è solito chiudere il bambino all'interno dell'abitazione con il Lucchetto, con quel grosso Lucchetto fuori. Bocca al lupo, Ciao, signora, buon lavoro. A te. Ciao, caro.